Buonasera a tutti, grazie, è la mia prima esperienza a ESCO e sono molto contento. Mi chiamo Mattia Epifani, mi occupo di Digital Forensics, non sono, come ho detto, nel lab di prima, non sono uno sbirro, sono un appassionato nerd di informatica, non mi sento neanche troppo, devo abbassare. Non io, lui. Nonostante questo, sono molto felice di essere qua. Mi hanno chiesto un talk che potesse essere di interesse e ho scelto un tema che ho sviluppato abbastanza negli ultimi anni, cercando di invertire la mia testa. Cioè, io di solito cerco di entrare negli iPhone per tirare fuori i dati. E quindi ho provato a invertire il ragionamento e provare a darvi una serie di idee e di linee guida su come impedire a me, a Rebus e alle altre persone che si occupano di questo settore di entrare all'interno di un iPhone. Ho scelto iPhone perché è la piattaforma che conosco meglio e quindi penso che possa essere un topic interessante. Se qualcuno di. Chi è? Qualcuno ha seguito oggi il nostro lab? Un po' di gente c'è. Ok, faccio tabula rasa, quindi ripartiamo come se non ave... come se... per quelli che non hanno seguito il lab. Sono visibilmente ubriaco, vorrei anche. Cioè, rispetto alle 5 di oggi, quindi questo. Sto accendendo il cervello, ma ci arriviamo. No, stavo dicendo che sono visibilmente ubriaco, quindi... No, si vede appena. Lo so, è questo il problema. Tranquillo. Dunque, la prima istruzione, la prima regola è che se avete un iPhone 4 o un telefono antecedente all'iPhone 4, potete pure buttarlo nella spazzatura. O usarlo per fare cose che non sono la vostra vita. Abbiamo l'Amigas, ok. Abbiamo una Tesla Coil a cui piace molto gli iPhone. Li Ok. attira come una calamita. Bene, bene. Perché lo dovete cambiare subito? Perché ci sono due problemi. Il primo è una vulnerabilità sul processo di boot. Non patchabile, a meno di richiamare tutti i dispositivi in casa da parte di Apple, scelta che sarebbe un po' onerosa. Questo permette sostanzialmente di fare boot con un sistema operativo alternativo, diciamo così, e questo sistema operativo alternativo può fare brute force sul passcode senza invocare i limiti imposti dal sistema operativo iOS, cioè il numero di tentativi massimi imposti dal sistema operativo iOS. In più, l'ultima versione supportata è iOS 7.1.2, cioè l'ultima versione di iOS 7. Qual è il problema di iOS 7? Che Apple ha un po' mentito quando ha migrato da iOS 7 garantendo la cifratura di tutti i dati. Questo non è vero, nel senso che la maggior parte delle informazioni su iOS 7 non sono cifrate sulla base del vostro passcode, ma sono cifrate unicamente dai meccanismi interni del sistema operativo che a ogni reset genera delle nuove chiavi e cifra ogni singolo file con una chiave distinta. Adesso non voglio entrare in questo dettaglio tecnico, ma il problema fondamentale è che se io ho accesso alla macchina, cioè, se io riesco a interrompere il processo di boot e caricare un sistema operativo alternativo, dato che i dati non sono cifrati in funzione del vostro passcode, mi basta chiedere attraverso questo sistema operativo le chiavi e decifro il dato, non in modo dipendente dal passcode. Quindi, i contatti, gli SMS, le foto, i video, non sono in alcun modo cifrati. Potete mettere un codice da 80 cifre, li tiriamo fuori i dati senza necessità di conoscere il vostro codice. Restano cifrate,
le applicazioni di terze parti, quindi se avete un iPhone 4 con WhatsApp installato, il database di WhatsApp è cifrato in maniera che dipende anche dal vostro passcode. Ok? Detto questo, se avete un passcode troppo semplice, i tempi di cracking sono comunque rapidi, nel senso che un codice a 4 cifre, lo abbiamo fatto vedere oggi, lo abbiamo violato in media in 20 minuti, forse oggi ci abbiamo messo un po' di più, ma se non sono 20 sono 30. Un codice a 6 cifre si cracca in 35 ore, un codice a 7 si cracca in 2 settimane. Chiaro che aumentando le combinazioni aumenta il tempo necessario. Quindi iPhone 4, prendere e buttare via. Se avete un iPhone 4S, 5 o 5C, forse sta arrivando il tempo di buttarlo via. Nel senso che per tutti i dispositivi con processore a 32 bit, cioè fino all'iPhone 5C incluso, sia Cellbrite, o meglio, soprattutto Cellbrite, società israeliana che è stata anche diciamo nominata quando c'è stata la questione Apple-FBI dello sblocco del telefono di San Bernardino, Cellbrite ha una soluzione proprietaria non diffusa e non acquistabile attraverso un software, ma solo attraverso un servizio di sblocco dei dispositivi a 32 bit fino, questa slide arriva a iOS 9.3.2, online è 9.3.4, non c'è ancora la 9.3.5, ma credo che non sia quello che non sono i minor updates di Apple che possono cambiare questa cosa. Sostanzialmente, dato che l'iPhone 4S non sarà aggiornabile ad iOS 10 per scelta di Apple, un iPhone 4S ricadrà nello stesso problema dell'iPhone 4. L'unica differenza è che un iPhone 4 lo riusciamo a violare senza necessità di chiedere supporto a Cellbrite. Per ora, per il 4S dobbiamo usufruire di questo servizio. Ci sono anche però apparecchi di questo tipo che fino ad iOS 8 permettono di fare il brute force del passcode passando il codice attraverso la porta USB. Cioè sostanzialmente non andiamo a inserire il codice tramite il touchscreen, perché il touchscreen abilita, fa partire, mettiamola così, i sistemi di protezione che Apple ha inserito per evitare un attacco brute force. E quindi nello specifico, dopo 5 tentativi, vi compare la schermata l'iPhone è disabilitato, attendere 5 minuti. Dopo 5 minuti potete reinserire altri 5 codici e così via. Questo funzionava, questa cosa funziona da iOS 7 in avanti, era un sistema di protezione che Apple ha inserito, ma l'ha inserito solo se l'inserimento avviene tramite touchscreen. La porta USB dell'iPhone è in grado di ricevere codici, cioè posso passare il codice via USB e non inserendolo tramite il touchscreen. Adesso io ho portato, questo è il telefono che abbiamo usato oggi, quello in cui abbiamo fatto la prova del codice. Ho cambiato il codice perché il codice che era stato scelto era 8492 e ci avremmo messo un po' troppo tempo. Io ho impostato il codice a 0015. Questa scatoletta sostanzialmente cosa fa? Io attacco lei alla porta USB, la faccio accendere e comincio a passargli i codici 0000, 0001, 0002, oppure posso decidere di riprogrammarla facendogli applicare i codici nella sequenza che preferisco io. Quando trova il codice, sì, ok, sono visibilmente ubriaco, mi chiede bene, state tranquilli, ho in pugno la situazione. Comincia a passare i codici al dispositivo andando o in modo sequenziale o secondo la regola che gli stabiliamo noi attraverso un software, ovviamente, col quale ci si interfaccia questo oggettino.
quello che succede è che se io provassi a farlo dal touchscreen, dopo i primi 5 codici sono bloccato. Lui può andare avanti, cioè lui va avanti. Grazie. Comincia a fare, a passargli il codice 6, il codice 7, il codice 8, fino a che non arriva al 15. Quando arriva al 15 il telefono si sblocca, anche se sullo schermo io vedo stato disabilitato. Okay? Quindi la protezione della disabilitazione è sostanzialmente una sorta di, chiamiamolo screensaver, okay? O poco più di uno screensaver. C'è un però in più, che è: questo è un oggetto che non è in grado di ricevere una risposta indietro dal telefono che gli dice guarda che sono stato sbloccato, cioè non è in grado di fermarsi, ok? Lui va avanti, bom 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 bom, non ha un input, non riesce a capire quando il codice è giusto. Allora, non l'ho portato perché è troppo menoso montarlo, su questa porta si attacca sostanzialmente un sensore di luminosità in modo tale che quando il telefono si sblocca, cambia la luminosità sullo schermo, il sensore di luminosità si accorge della variazione di luminosità e avvisa la scatoletta che il telefono è stato sbloccato. La scatoletta riceve questo input, si ferma e comincia a lampeggiare il codice e emettere un suono. Okay? Questo non lo vedrete ora, nel senso che non ho portato il sensore. Quindi io la faccio partire, come sempre non funzionerà, perché ha funzionato oggi e ora... Ok, lei si accende, c'è scritto good, quindi va bene, cioè apparentemente meglio che bad. E... schiaccio, scan, lui parte da zero. All'inizio vedete l'inserimento dei codici sulla tastierina numerico. Al quinto tentativo... il telefono dovrebbe andare in stato di disabilitazione, quindi sostanzialmente dovrebbe comparire una schermata nera con scritto iPhone disabilitato. Prossimo. Ok, vedete? Non so se vedete, ma c'è scritto iPhone disabilitato. Lui sta andando avanti. Ok? Il codice è 0015. A 0015 il telefono si sblocca, nonostante ci sia scritto iPhone disabilitato. Okay? È molto bello, purtroppo funziona solo fino ad iOS 7 e con qualche trucchetto anche con iOS 8. Ora arriviamo alla fine e parliamo di come Apple ha sistemato questo problema, perché se ne è presa cura, diciamo così, ha detto, ma non funziona, cioè... è una brutta vulnerabilità, decisamente, forse è meglio che ci pensiamo. E forse ci hanno pensato non benissimo la prima volta che ci hanno pensato. Perché, vedete, e questo è il bello dei test in diretta, che non sta andando. O non ha preso il codice... o non è 0015. Sì, oggi ha funzionato, eh. Chi c'era oggi l'ha visto. Fino ad iOS 7 funziona, tendenzialmente. Che cosa è cambiato in iOS 8? Apple ha detto, ok, è utile conservare la possibilità di passare dei codici tramite USB, non so perché, quindi non blocchiamo questa possibilità, ma consentiamo un massimo di 5 tentativi via USB, poi non accettiamo più codici, però questo contatore non viene memorizzato da nessuna parte, quindi spengo e riaccendo il telefono, e posso continuare. Per cui sempre i creatori di questo oggettino hanno aggiunto un pezzetto che deve essere collegato al telefono direttamente sulla batteria, cioè aprendo il telefono e attaccandosi sulla batteria, che è quello che sostanzialmente vedete in questa piccola immagine. Attaccandosi sulla batteria,
questo pezzo in più gestisce lo spegnimento del telefono dopo 4 tentativi. Cioè, fa 4 tentativi, spegne il telefono, attende che il telefono riparta e poi dice a lui di andare avanti. È molto lunga e ha un grosso rischio, che a furia di mandare spegni, 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 spegni ogni 4 tentativi, il telefono muore lì. Cellbrite riesce a fare questa cosa senza necessità di aprire il telefono, ma usando un oggetto che è simile a questo, ma che funziona con iOS 8 e iOS 9, le cui proprietà, tra virgolette, al momento non sono ancora note. Questa cosa qua la sanno fare solo loro, ed è per quello che non l'hanno integrata in nessun software al momento, ma la vendono come servizio. Aggiornate sempre, banale, aggiornate sempre l'ultima versione di iOS. Settimana scorsa, se qualcuno di voi ha letto, Pegasus, primo vero e devastante malware per iOS, venduto a costi, da quello che ho letto, molto elevati, $25,000 a target, da quello che ho letto ovviamente. Sfrutta una vulnerabilità di WebKit di Safari e attraverso questa fa un jailbreaking del telefono totalmente trasparente all'utente. In più inietta delle librerie che vanno a fare vanno a fare hooking sulle varie applicazioni, cioè monitorano Viber, WhatsApp, eccetera eccetera, e sparano tutti i dati al di fuori. Funziona su Viber, su WhatsApp, su Telegram, sugli SMS, sulle foto, su quanto tutto quello che c'è su un telefono. Se avete voglia, scaricatevi il Technical Report, sono una 24 pagine, ma è molto carino, è spiegato molto bene. Lookout, che è chi ha fatto la disclosure insieme a Citizen Lab della vulnerabilità. Perché dico aggiornate alla versione, ultima versione di iOS? Perché teoricamente cose di questo genere possono anche essere utilizzate a scopi di forensics. Cioè, se c'è una vulnerabilità che ci permette di estrarre dati, li estraiamo. Aggiornate anche perché ci sono tanti bug di lock screen, cioè quotidianamente, ma per ogni versione o quasi di iOS vengono pubblicati dei bug che permettono di bypassare il lock screen. Alcuni sono fake, altri però invece funzionano. Per esempio, uno degli ultimi, iOS 9.3.1, quello che attraverso Siri e richiamando, facendo una ricerca su Twitter, clic su un indirizzo mail presente in un qualunque tweet, funzionava solo sui dispositivi tipo l'iPhone 6 che hanno il 3D, quindi email che viene in 3D, add to contact, aggiungi foto, da aggiungi foto vedi le immagini, back vedi tutta la rubrica e così via. Quindi comunque quando si fa forensics qualunque informazione si riesce a tirar fuori è un'informazione che non avremmo avuto, quindi è comunque utile o potenzialmente utile. Questo sito secondo me è l'unico nonostante l'URL, ma in realtà il contenuto è aggiornato, che tiene traccia per ogni versione di iOS dei vari bug che vengono fuori. Ovviamente impostate un codice di accesso. Il mio consiglio è comunque di usare un codice di accesso che non sia a 4 cifre, ovviamente, possibilmente che non sia neanche a 6, perché come Cellbrite ha scoperto una tecnica per fare brute force su quei dispositivi, non è possibile escludere allo stato attuale che tra 6 mesi o un anno ci sia la stessa cosa per un iPhone 6 o un iPhone 6S o quello che uscirà da qui in avanti. Questo per noi è semplicemente utile perché Apple in qualche modo ci aiuta a capire la complessità della password, perché lo screen cambia in funzione della complessità della password. Ovviamente attenzione anche alle impronte digitali, che sono comode per l'utilizzo quotidiano del telefono,
hanno ovviamente il problema che il vostro dito può essere usato per sbloccare il telefono. Esistono i cosiddetti smudge attack per capire quali sono le zone più pressate o più recentemente pressate per capire possibili codici. È più utilizzato di solito sugli swipe di dispositivi Android, ma anche su iPhone si può utilizzare in qualche modo. Due parole in più sulle impronte digitali in iOS 9. La cosa fondamentale è che l'impronta digitale può essere reinserita, cioè è valida per 48 ore sostanzialmente. Dopodiché dovete inserire almeno una volta il passcode manualmente. Chi usa il telefono si accorgerà che ogni tanto, anche se non lo spegnete mai, se avete un iPhone, anche se non lo spegnete mai, ogni tot vi dice è necessario inserire il passcode. Perché l'impronta digitale è valida per 48 ore. E quindi, quando un telefono viene preso, sequestrato per esempio, non si può a priori sapere quanto è passato dall'ultima volta che l'utente ha inserito il codice manualmente o se sono passate, siamo prossimi alle 48 ore o no. Perché è importante, la questione dell'impronta digitale? Perché, allo stato attuale quello che per noi è l'unico modo tecnico per bypassare un codice sui telefoni più moderni è quello di andare a cercare su computer ai quali il telefono è stato collegato il certificato di trust, il certificato di sincronizzazione. Perché ogni volta che voi collegate l'iPhone al vostro computer viene generato sul computer un certificato che permette sostanzialmente al computer e al telefono di comunicare senza necessità che il telefono sia sbloccato. Banalmente, quando attaccate il telefono a ricaricare alla porta USB del computer, se provate ad andare sulle foto dell'iPhone, vedete le foto, anche se il telefono in quel momento è in stato di blocco. Questo è il classico messaggio che vi viene fuori. Cosa succede quando cliccate su Trust? Che un file viene preso e creato sul computer con il quale vi state accoppiando il vostro telefono. Il problema di questo file qual è? Uno, non è in alcun modo dipendente dalla macchina, quindi quel file può essere mosso su un altro computer e quel nuovo computer diventa trusted per l'iPhone. Secondo, questo a livello forense, a livello dell'utente, i certificati di lockdown non stanno all'interno, sia in ambiente Windows sia in ambiente Mac, non stanno all'interno del profilo dell'utente, ma stanno in due cartelle di sistema. Il fatto che stiano in due cartelle di sistema significa che qualunque altro utente di quella macchina può vedere i certificati di lockdown, il che significa che se voi lasciate il computer attaccato scusate, l'iPhone attaccato al computer di casa a caricare, e qualche altro utente si logga, può vedere i dati del vostro iPhone, anche se in quel momento l'iPhone ha il codice di blocco, perché il certificato di lockdown gli permette di comunicare. Qual è il problema dell'utilizzabilità dei certificati di lockdown? È che fino ad iOS 7 e in parte anche alle prime versioni di iOS 8 potevamo usarlo anche se il telefono era stato spento, cioè se la persona alla quale è stato sequestrato oppure passa troppo tempo e quindi il telefono si scarica, il certificato con iOS 7 era valido anche dopo lo spegnimento, quindi al primo reboot del dispositivo. Adesso no, cioè vale solo, sostanzialmente vale, significa è utilizzabile solo se il telefono è stato trovato acceso e passano meno di 48 ore tra il reperire un certificato di lockdown da un computer, collegarlo all'iPhone e fare estrarre i dati. Una volta che ho creato il trust, noi con diversi software di analisi e acquisizione forense possiamo tirar fuori i dati. L'altra cosa importante, quindi, è autorizzate al trust solo le macchine di cui avete il pieno controllo. Se qualcuno sta per prendervi il telefono, cercate di spegnerlo, perché se lo spegnete rendete sostanzialmente il certificato di lockdown completamente inutilizzabile.
Qualcuno che passa, c'è gente che passa e ti chiede: dammi un attimo il telefono. Quindi la seconda ovvia, cioè la successiva ovvio suggerimento è: cancellate i certificati di lockdown frequentemente. Questo è in ambiente Windows, vedete, C program data Apple lockdown, quindi cartella raggiungibile da tutti gli utenti. I certificati di lockdown hanno il nome che dipende, che rappresenta l'identificatore del telefono, che è un ID hardware univoco che viene embedded dentro il dispositivo al momento della produzione. Quindi il nome è sufficiente per farvi capire a che dispositivo fa riferimento. Come dall'altro lato, dal telefono noi possiamo estrarre, chiedere l'UDID anche se il telefono è bloccato. Quindi possiamo facilmente capire qual è il certificato di lockdown che matcha con un determinato dispositivo, anche se quello è stato spento, cioè lo possiamo accendere e chiedere il valore. Ho messo saltato una slide? No? Ok. Backup. Sicuramente avere backup dei propri dati è utile. Se volete fare un backup locale, ovviamente non fatelo in chiaro, perché se lo fate in chiaro, tutti i contenuti del vostro telefono vengono storati all'interno del vostro computer. Ogni file rappresenta un oggetto preso dal vostro iPhone. Può essere un'immagine, può essere un video, può essere un database SQLite, degli SMS piuttosto che di WhatsApp o di qualunque altra applicazione. Ovvio quindi che la scelta di farlo cifrato è quella più naturale, diciamo così. Qual è il problema? Che se scegliete una password troppo debole, si possono fare attacchi, qualunque si siano. C'è un side effect negativo nel fatto di fare un backup cifrato. Nel momento in cui vi fate un backup in chiaro sul computer, state rendendo sostanzialmente disponibili tutti i vostri dati a chiunque passi e si prenda il vostro backup. Ma il file del keychain, cioè il portachiavi di Mac, se il backup è in chiaro, viene cifrato ante backup, cioè a livello, diciamo, l'iPhone o l'iPad direttamente si preoccupa di cifrare il keychain prendendo una chiave che sta all'interno di un processore che nei dispositivi, un'area che fa varie cose, che si chiama Secure Enclave nei dispositivi a 64 bit. Comunque, quello che succede è che il keychain è cifrato a monte, quindi voi avete sul PC un keychain che non è leggibile perché non abbiamo la chiave. Se invece fate un backup cifrato, il keychain viene cifrato con la password che voi avete scelto, così come tutti gli altri file. Questo significa che se io riesco a violare la password e quindi a leggere il backup, riesco anche a leggere il contenuto del keychain. Che cosa c'è dentro il keychain? Tutte le password dell'applicazione mail, tutte le password delle reti Wi-Fi, i token di autenticazione delle applicazioni. Il token di Facebook, il token di Dropbox, il token di LinkedIn, il token di X, di Pokémon Go forse anche. Cosa ci faccio con il token? Lo tiro fuori dal backup cifrato e mi collego ai servizi online senza necessità di conoscere la password, perché ho un token che in quel momento è valido. Devo semplicemente fare finta di essere un iPhone. Ok? Cioè esistono applicazioni tipo UFED Cloud Analyzer, Oxygen Cloud Detective, che usando i token estratti in questo caso dall'iPhone, ma anche su Android o su Windows Phone, usano questi token per eventualmente accedere a dati online. Domani, se qualcuno ha voglia, proseguiamo la parte di lab. Oggi abbiamo parlato più di acquisizione, domani parleremo di analisi e faremo anche ancora qualcosina su iCloud. Se proprio
volete fare un backup su iCloud, impostate una password forte, ma tanto non è sufficiente, perché Apple può fornire i dati. Che cosa significa? Apple non dà supporto alle richieste stile FBI, cioè sviluppami un sistema operativo che permetta di fare brute force del codice del tuo telefono. Ma nel momento in cui i dati stanno sui loro server, e quindi i dati ce li abbiamo messi più o meno volontariamente noi, Apple, su richiesta ovviamente, con tutte le attenzioni del caso da un punto di vista legale, fornisce i dati a chi li richiede. Anche se non si deve arrivare ad Apple, in realtà è possibile estrarre i dati da iCloud, ma non solo il backup del telefono impostato su iCloud, ma anche i file che le applicazioni mettono su iCloud, perché questa è una cosa che da iOS 8.3 in avanti è diventata una prassi delle applicazioni. Cioè, dato che non c'è l'SD e dato che l'utente non fa i backup dell'iPhone, e dato che, ed è successo a una mia amica, se hai bevuto troppe birre e fai click sbagliato sull'icona dell'applicazione WhatsApp e la disinstalli, ti sei giocato tutto su un iPhone. Perché ti sei giocato tutto su un iPhone? Perché ogni singolo file è cifrato con una chiave diversa che viene cancellata quando cancellate il file. Ed è per questo che sostanzialmente recuperare un file cancellato da un iPhone, un file cancellato da un iPhone, è un'operazione che non riusciamo a fare. Quindi, quanto ci vuole eliminare l'applicazione WhatsApp? 3 secondi, e dentro c'ho ormai magari tutta la vita. Quindi, cosa fanno le applicazioni? Permettono di fare dei backup autonomi, usando però lo spazio iCloud. E quindi, per esempio, poi ci torniamo indietro, WhatsApp, da qualche versione, da un annetto, quando si aggiorna, se avete un iPhone, vi chiede: vuoi effettuare il backup delle tue chat? Con che frequenza vuoi effettuare il backup delle tue chat? Ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, ogni anno? Mai. Se a un utente medio viene chiesto: vuoi fare il backup delle tue chat? Dice: backup, sì, cosa utile, quindi facciamo backup. E infatti fanno il backup. Il backup va a finire su iCloud. È possibile, secondo voi, cifrarlo questo backup in qualche modo? No. Cioè, l'unica forma di sicurezza è la vostra username e password dell'account iCloud associato a quel telefono. E quindi, sostanzialmente, possiamo andare a scaricare dei backup, possiamo andare a scaricare i file delle applicazioni, possiamo anche andare a scaricare le foto usate, le foto condivise attraverso il sistema di sharing di foto, di cui adesso non sfugge il nome. Questa è una funzionalità aggiunta da poco da questo software ed è abbastanza interessante, scusate, bevo, è abbastanza interessante perché hanno scoperto questo sostanzialmente. Quando io ho lo sharing delle foto attivo, se elimino un'immagine da un dispositivo, vengono sincati tutti e l'immagine viene cancellata, va a finire in un cestino su iCloud, dal quale posso entro 30 giorni ritirarle fuori. Peccato che in realtà dopo 30 giorni le immagini scompaiono dal cestino dell'utente, ma non vengono cancellate dal server di Apple. Come hanno fatto ad accorgersi di sta cosa? Quando diciamo il sistema di sharing delle foto lato Apple, quindi lato server, ha un SQLite identico a quello che c'è dentro l'iPhone, che gestisce la libreria delle foto, dentro il quale ci sono tutti gli ID di tutte le foto che hanno fatto parte dell'album, sia quelle che sono presenti, sia quelle che sono attualmente nel cestino, ma anche gli ID delle immagini che dal cestino dovrebbero essere scomparse perché sono trascorsi 30 giorni da quando lo eliminate. Come faccio a tirar via un'immagine dal sito?
faccio una richiesta, una get di un qualche file. Quando io so il nome del file e il nome del file è scritto nel database SQLite e l'immagine sul server non è stata cancellata, se io chiedo di prendere quell'immagine, il server me la restituisce. Quindi sostanzialmente, allo stato attuale, il sistema di sharing delle foto su iCloud non elimina le immagini nel momento in cui l'utente chiede di eliminarle. E questo non è tanto bello. Questo è venuto fuori 28 agosto, l'aggiornamento è del 30, quindi penso che Apple forse un rimedio cercherà di mettercelo. Quando ci sono più app che si basano su iCloud, addirittura vengono ricostruite in automatico tutte le foto che sono state cancellate. Io sono 4 volte che cancello tutte le foto che non voglio che vadano in giro, sia Questo da potrebbe iCloud essere. sia da WhatsApp, e vengono ricostruite nuovamente in automatico quando si risincronizzano tutte quante le applicazioni. Questo, bah, sì, poi ogni caso va valutato ovviamente, però sicuramente non sta funzionando al 100% il sistema di sharing, ecco, mettiamola così, qualche problemino ce l'hanno. Allora, però tutto questo prevede che cosa? Va bene, grazie, grazie della discrezione. Tutto questo voi lo potete fare se conoscete lo username e la password dell'utente, perché per scaricare i backup da iCloud, le foto o i dati di terze parti dovete conoscere lo username e la password dell'utente, cosa che potrebbe essere complicata. Oggi scherzavamo un po' su quanto gli ultimi leak dei vari siti web stanno facendo venire il mal di testa, hanno fatto venire il mal di testa a tante persone. Ma no, no, spero non qui, sulla facilità di recuperare attualmente password. La cosa però interessante è che sul PC potrebbe esserci installata l'applicazione di iCloud. D'altra parte, se io sono un utente che usa iCloud, è anche possibile, visto che appena installo iTunes, lui mi dice devi installare assolutamente l'iCloud Control Panel. L'utente medio, perché voi dovete immaginare che noi ci raffrontiamo con l'utente medio, molti hanno l'applicazione installata. Ovviamente cosa succede? Installo l'applicazione, inserisco lo username e la password, salvo le credenziali. Cosa salva l'applicazione sia su Windows sia su Mac? Salva un token. Esattamente come i token che sono salvati sull'iPhone per accedere ai social, Apple salva sul PC un token che è il token dell'utente per accedere all'iCloud. E quindi questo software che vi ho fatto vedere prima, quando vado in modalità di download, anzi no, si vede meglio nella slide dopo, qua, posso scegliere se passare username e password o token, quindi una stringa. E quella stringa, l'abbiamo visto oggi nel lab, mi permette di accedere tranquillamente all'account come se avessi lo username e la password. È difficile estrarre questo token? No. Elkon Soft, con qualunque dei suoi software, vi dà un eseguibile da 3 mega che, se lanciato, ha bisogno dei diritti di administrator. Vi tira fuori il token in un secondo. C'è anche una progetto open source su GitHub che si chiama Inflatable Donkey, che sta seguendo l'evoluzione di queste tecniche per estrarre i token e per accedere ai backup online. Ovviamente, se volete fare anti-forensics, non fate jailbreaking. Lo so che può essere brutto magari da dire qua, ma se proprio quantomeno dovete farlo, cambiate la password di root, che è Alpine su tutti i dispositivi Apple, dall'iPhone 3 all'iPhone 6S o quello che è l'ultimo attuale. Perché? Perché se un dispositivo è jailbroken, posso sostanzialmente, e conosco la password di root, posso sostanzialmente caricare sul device un'applicazione
anche a telefono a dispositivo bloccato, perché mi collego direttamente via SSH, carico un'applicazione che mando in esecuzione e che mi fa il brute force del passcode senza attivare i meccanismi di decremento di Apple. Ok? Ultime due slide, ci sono delle informazioni side che Apple spara sui vostri computer senza che neanche ve ne accorgiate, solo nel momento in cui, ovviamente, se avete iTunes installato e se usate iTunes per gestire l'iPhone. Tutti i file di log, non tutti i file di log di tutto quello che ha fatto il telefono, ma i crash log, quindi sostanzialmente i problemi delle applicazioni, che in realtà non sono sempre solamente dei veri e propri crash, a volte sono dei warning, vanno a finire sul vostro PC all'interno della cartella del profilo dell'utente. Perché questa è un'informazione? Perché, per esempio, l'applicazione Mail scrive qui dentro i nomi di tutti gli allegati che voi avete scaricato dal telefono. L'applicazione Wi-Fi scrive nome e MAC address di tutte le reti Wi-Fi alle quali vi collegate, e quindi comunque con data e ora. Quindi questo comunque permette, per esempio, di localizzare un telefono in un determinato posto in una determinata data e ora. L'ultima slide, ovviamente, non poteva che essere questa. Questi sono i miei contatti. Se volete, trovate, non è una proposta commerciale, andatevelo a scaricare, andate su Wikileaks, nel hack di Hacking Team lo trovate, perché Hacking Team se l'era comprato, quindi sono abbastanza contento, lo trovate all'interno della mail che hanno ricevuto da Packet Pub con il PDF allegato. Esatto. No, c'è anche tutto lo scambio di mail, mi puoi comprare questo libro, mi sembra interessante. Basta, grazie.